oppure la gita finirà dopo JoJo e One Piece. No, secondo me questa è la live in cui andiamo in gita. Vabbè, sei stato molto professionale comunque. Sì, non è la prima volta che mi metto a castare. Semplicemente ho cercato di essere il più on point possibile. Allora, sto impazzendo nella tesi di Persona 5 Royale avendo iniziato e interrotto subito dopo il primo castello. Ah, mi spiace. Allora, noi sul roof eravamo già andati, giusto? Sì, infatti non c'è più. Allora. Ma quando finisce questo gioco bello? Tra un tot. Social Link. Noi dobbiamo ancora maxare Yukiko. Dobbiamo portare avanti Rise. C'è la vecchia, la nurse è quasi fatta. E dobbiamo portare avanti AI e l'altro deficiente. Yukiko, ti possiamo maxare, puttana? No. No. Vuoi chiedere all'altissimo se hai mai avuto paura di perdere il posto contro Celentano? Ciao, sono sempre io. C'è Lord Maxus che chiede se hai mai avuto paura di perdere il posto contro Celentano. E nemmeno... appunto, nemmeno io. Ok. Dice che non ha capito e che la devi smettere di drogarti. Lui ti guarda. Mio padre non mi ha fatto preordinare la persona 5 perché costava troppo. E ha detto di aspettare. Il giorno dopo mi ha detto, va bene, vai, mi ritrovo in quarantena, madonna simpaticissima. Sono curioso di scoprire Naoto. Sì, anch'io non vedo l'ora di scoprirla, Naoto. Allora, Naoto è qui. Devo andare al practice building, mi pare. Social Link di Adachi farà la fine dei pomodori. Ma io vorrei andare uscire con Adachi. Che campagna c'è giovedì? Una nuova campagna sul canale Twitch di Intail. Si parte alle 15. Come manuale si utilizza Savage World ed è una storia nuova e originale. Going to town. Vediamo se c'è Adachi. Non c'è Adachi. Sera già mi manca Gabbo. Anche a me, Giovi. Anche a me. Ciao, Cie. Cosa vuoi, bambina? Possiamo uscire con Marie. Usciamo con Tizio. Aspetta, lui di Social Link è del Hanged Arcana. Persona, noi abbiamo un Hanged. Uno dell'Hanged Arcana. A quando mai? No, dobbiamo fare un saltino alla Velvet Room. Buongiorno signora, quanti anni ha? 650.000! Matt, nella creazione del Re Corvo, chi si è ispirato? Io credo Yatagarasu, ma non so. Ma non ho la minima idea, Millennium. Mi spiace, Marie, dobbiamo entrare. Tu parteciperai alla campagna di Intail? Non subito, almeno. Non lo so. Allora, Fuse Personas, by result. Samael, di che cosa ho bisogno per fare Samael? Madonna quanti. Wow, one more! Gino, grazie per il subscribe per il 28esimo mese di fila. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Ondine, che bella Ondine. Che bella Ondine. Triglav. Ma che voglia. Samael. Wow, badass! Awesome! Okami, grazie per il sub. Benvenuto tra i membri dello squadrone della morte. Allora, per fare Samael, la regina Mab e Unicorn. No? Beh. Dodge Wind Growth 1. Ashilao? Sì. I'm a freeze. Invigorate. Mazziong. Ok, non possiamo mandare via Lamia, la regina Mab e Ghoul. Va benissimo.
Lamia, la regina Mabbe e Ghoul. Parvati Lamia, Parvati Power Kusit. Priestess Arcana, Justice Sun. Dovremmo rifare Justice Sun Arcana. Però mi pare un ottimo compromesso questo. Mabufu, Mazion, Garula. Dai. Allora, gli diamo Garula, Zionga, anzi Mazionga, Mahama, Mediarama, anzi, via Mahama, mettiamo Ice Boost, Invigorate, Growth. Viene bello cazzutello, eh. Yes. Addio Doggo Brutto e benvenuta Sirenetta. Vai a fare in culo Posmundi. Finalmente riesco a darti il sub, sono felice, grazie Okami. Ok, adesso dobbiamo recuperare un persona del Justice Arcana. Direi di recuperare... Era... Hanged, era lui. Hanged Arcana, ci riprendiamo Berit. Yakuza, è indifferente, prendiamo Berit che costa meno. E appunto Justice Arcana. Justice. E ci riprendiamo Power. Ci riprendiamo Giorgione. Ok. Ciao Dragoide, tranquillo, abbiamo appena iniziato. Quindi se noi guardiamo i nostri persona, abbiamo tutti quelli che ci servivano. Più Berit che dell'Hanged. Doppiatrici e doppiatori preferiti: Stefano Crescentini e Ilaria Latini. Piccola domanda su Persona 5 Royal: ma per fare le varie romance ci sarà un modo per capire quale stiamo percorrendo? Il gioco ci dirà quando un porto con uno dei PG sta andando per quel verso? In tutti i Persona, dal 3 in poi, la romance la si sblocca al rank 9. Rank 9 del social link ci sarà una domanda in cui il gioco stesso ti dice: questa è una domanda importante, sarà meglio rispondere con attenzione. Dove praticamente, come l'abbiamo visto anche con Cie e con Yukiko, ti dice: ah, sai, perché io ti apprezzo tanto, ti ho molto a cuore, tu gli puoi rispondere anch'io come un'amica, oppure anch'io ma come qualcosa di più. Cioè, al rank 9 si sedimenta o meno la romance. Puoi averne tante, puoi averne una, puoi averne nessuna. Oh, ciao Roy. Let's go, usciamo con Naoki. Yes. Sì, va bene. I flash mob contro il coronavirus. Che cosa stupida. Se per flash mob intendi quelli dei balconi, dico ok. Se quelli tipo per strada, cazzata. Sì, è andato con Naoki a Magna. Questo posto è buono, no? Normalmente mangio... Sirius! Sire, si compri un'insalata frittata adesso. Normalmente mangio un sacco qua perché è vicino a dove abito, ma per qualche ragione non ci ho mangiato di recente. Per via dell'omicidio? Stanco del cibo? No. Vengo qua sin da quando ero bambino, ma per qualche ragione non mi ha mai stancato. Il negozio di alcolici è sempre molto impegnato, ma non posso fare un granché per aiutare. Insomma,
non è tanto il nostro negozio che è impegnato. La maggior parte dei media ha cominciato a frequentarlo, ma non c'è mai niente di nuovo da riferire. A volte vengono a fare un salto. Ultimamente i vicini hanno cominciato a venire uno dopo l'altro. Poverino, dicono. Anche la ragazza dell'associazione del quartiere è venuta. È divertente, come non abbia mai parlato con... Dear Killer! Ciao Gian, mi diresti... E allora sergente che sa da dormire... Come il Luxastra? Mi ha fatto molto ridere e quando l'ho sentito non ho finito di leggere. E allora gente se sa da dormire... È divertente come non abbia mai parlato mia sorella. Allora mi dicono tutti, devi vivere una vita ammirabile anche per tua sorella. È soffocante. Insomma, che cos'è una vita ammirabile in ogni caso? Oh. Anche tu stai cercando la risposta, vero? La vita è dura, eh? Anche quando... Anche se noi la stiamo già attraversando, è come se stiamo ancora imparando come. Sorry. Scusami. I just seem to talk about... A volte mi viene sempre da dire cose strane quando sono con te. Senti che piano piano si sta aprendo Naoki. Naoki che è il fratello di Seki Konishi, la cotta di Yosuke, la seconda morta. In ogni caso, mangiamo. Il cibo cinese non è buono una volta che si raffredda. È per caso visto sul tubo Albin Hotel? Sì, l'ho visto. Penso meriti un doppiaggio italiano. Non ci hanno dato i permessi, non ci hanno mai risposto. Io sono anni che cerco di contattarli. See you. Mi sono perso un Evolgion sui francesi? Come pensi ai francesi? Ah, caro Evolgion, mi aiuterebbe a sterminare quei francesini del cazzo? E non avere più un esempio negativo da portare al mondo. Ma che sopravvivano e che facciano da zimbello. Oh, bentornato, ciao. Sì, domani c'è una cazzo di gita. Dovremmo andare a letto. Cosa pensi del doppiaggio italiano di Black Lagoon? Fatto molto bene, non contiamo ovviamente gli OAV, perché quelli sono stati fatti in Francia dai francesi in italiano. Merda. Andrei a Tatsumi Port Thailand per i prossimi 3 giorni e le 2 prossime notti. Ragazzi, questo è molto importante perché stiamo andando nella location di Persona 3. Gekkokan High School, di fronte all'entrata, che è la scuola che frequentiamo noi in Persona 3. Wow, ma che è questo posto? Questa scuola è enorme! Aspetta, se non possiamo batterli sulla dimensione, siamo completamente fregati. Beh, adesso vi spiegherò il nostro istituto educativo e i motivi per il suo stabilimento. Vorrei cominciare con un proverbio. Se un lavoro è degno di essere fatto, tanto vale farlo bene. Ma cos'è? Quel preside è innamorato della propria voce o... Cie, ti sentirà. La nostra scuola è chiusa oggi, ma... Per via di questa rara opportunità di scambio culturale, alcuni dei nostri studenti vi accompagneranno per i corridoi. Tanto per cominciare, però, un membro del comitato dell'istituto dirà un paio di parole. Grazie, preside. Lei è Chihiro, mi pare, ed è una nostra compagna di classe in Persona 3, che qua è diventata appunto presidentessa del comitato studentesco. Salve, Sire, domani la verifica di chimica andrà bene? No, andrà una merda perché sei una capra del cazzo. Evolgion. Ed è cresciuta. Qua la vediamo, lei era al primo anno in Persona 3
E qua la vediamo al terzo anno, quindi la vediamo cresciuta, più sicura di sé, molto carina. Benvenuti, benvenuti al liceo Gekkokan. Mi chiamo Chihiro Fushimi, sono una ragazza del terzo anno e il presidente del consiglio studentesco qui alla Gekkokan. È un onore incontrarvi tutti. Porca vacca, quella ragazza è incredibile. Già, carina. Devo dirlo. Ma che cazzo stai dicendo, Yosuke? È la ragazza più incredibilmente bella che io abbia mai visto. Ragazzi, smettetela di esagerare. Questa è la prima volta che la nostra scuola ha invitato altri studenti per un vero scambio culturale. Ah, oltretutto lei è la doppiatrice di Clover di Persona... No, di 999, che se non sbaglio è anche la doppiatrice di Fuka Yamagishi negli altri titoli della saga di Persona. Non in Persona 3, ma in Persona 3 Dancing, in Persona Q e in Persona 4 Arena, lei è la doppiatrice di Fuka Yamagishi. Conoscere gli altri vuol dire conoscere se stessi, ed è il primo passo sulla strada per self-betterment, dell'automiglioramento. Questo è ciò in cui credo. Per assicurarci un'esperienza che sia meritevole per ognuno di voi, faremo del nostro meglio per aiutarvi a raggiungere questo scopo. Quindi godiamoci il nostro tempo insieme. Vi ringrazio tutti. Mi ha battuto in ogni categoria. Va bene. Tutti quanti si dividono in gruppo con i propri compagni di classe. Oh no. Perdonami, potrei disturbarti un istante? Questo è il programma di oggi per tutti quanti. Potresti farlo circolare? Ho dimenticato di farlo io stessa. Perdonami se sono così disorganizzata. Tutti quanti voi siete venuti da così tanto lontano. Stai facendo un ottimo lavoro. No, sto ancora facendo fatica. Anche con l'aiuto di tutti, ce la sto facendo a malapena. Un tempo mi innervosivo molto facilmente. E una volta, un tempo avevo anche la fobia degli uomini. Di fatto, non ho scritto io il mio discorso. Uno degli ex studenti l'ex presidentessa del consiglio studentesco mi ha aiutato. Mitsuru Senpai. Era la presidentessa quando ero qui al primo anno. E lei era incredibile. Lo era. Oh, se lo era. La prendevo molto come modello. Dovrei chiamarla più tardi e dirle che il discorso è andato benissimo. Mi dai il numero? Oh, perdonatemi. Ascoltatemi. Going on... No, scusatemi. Mi sono messa a parlare tra me e me. Devo smetterla di blatterare quando sono nervosa. Il vostro gruppo è programmato per una lezione speciale più tardi. La classe è al secondo piano. Ho dei preparativi da organizzare con il vostro consiglio studentesco, quindi perdonatemi. Quanti anni di distanza ci sono tra Persona 3 e Persona 4? Facendo un rapido calcolo, 2, perché lei era al primo anno durante Persona 3 e adesso al terzo anno. L'hai sentita dire una lezione speciale? Siamo venuti qui per fare lezione! Vediamo, la nostra classe... il nostro insegnante sarà un certo signore Dogawa. La lezione sarà sulla Kabbalah. La Kaba che? Non la conosci? È un casino. Quindi, quando abbiamo l'intervallo? No, quando abbiamo il momento libero? Non ne abbiamo. Abbiamo lezioni anche tutta domani. Stanotte e domani dormiremo in un hotel. Abbiamo un po' di tempo libero domani e il giorno dopo, finché non ce ne andiamo per l'ora di pranzo. Mi prendi in giro? Forza ragazzi, concentriamoci sui nostri studi per adesso. Così potremo goderci al meglio il nostro tempo libero più tardi. Benvenuti, è un piacere conoscervi. Un incontro è soltanto la prima fase
della separazione, l'alfa e l'omega. Lui era uno degli insegnanti di Persona 3. Mi chiamo Edogawa e mi farò compagnia per questa lezione. Venite tutti dalla Yasagami Ai, giusto? Ah, un liceo delle tante divinità. Pensavo di farvi una bella lezione sulla filosofia della Kabbalah, ma ho un'idea migliore. Visto che ho avuto modo di conoscervi tutti, oggi vi racconterò una storia sulle separazioni. Uno potrebbe dire che questo è... This is Japan Old... è il racconto più vecchio sulle maledizioni del Giappone. Sapete tutti degli dei che hanno creato questa nazione, immagino. Le due divinità che hanno fatto nascere questa nazione sono Izanagi e Izanami. Il dio Izanagi e la dea Izanami. Andavano un sacco d'accordo. Ma un giorno Izanami è morta quando ha dato alla luce Kagutsuchi, il dio del fuoco. Crescian, grazie per il subscribe per il 23esimo mese di fila. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. È incredibilmente depresso per tutto ciò. Izanagi ha abbandonato la terra dei morti per riportare... se n'è andato nella terra dei morti per riportare indietro Izanami. Yomi, l'oscurità, il buio sottosuolo. Poi Izanagi ha chiesto a Izanami, che era diventato a Dweller... Non mi ricordo che cazzo vuol dire Dweller. Alexa, cosa vuol dire Dweller in inglese? Alexa? The fuck? Si è staccato il cavo. Alexa? Si è staccata la spina di Alexa. Abitante, grazie ragazzi. Intanto riattacco un attimo Alexa. Nye. Si era staccata la spina. This is so sad, Alexa, play Rivers in the Desert. Izanami, che era diventato un abitante della Terra delle Ombre, Izanagi gli chiese di tornare con lui nella terra sovrastante. La dea ha risposto dicendo che avrebbe parlato con il dio dei morti e avrebbe chiesto a Izanagi di aspettare di aspettarla. Però Izanagi divenne curioso di sapere che cosa stava succedendo, quindi rompe la sua promessa e accese la sua lanterna per dare un'occhiata. Quello che vide fu la divinità Izanami, il cui corpo era completamente coperto di schifo e carcasse. Terrificato, Izanagi scappò, ma fece arrabbiare Izanami, che lo inseguì. Dopo aver evitato un sacco di demoni che gli aveva mandato contro, Izanagi riuscì a raggiungere l'entrata del mondo sotterraneo, dell'aldilà. Yomotsu Hirasaka. He set in a place there. Mise di fronte all'ingresso un enorme masso come barriera tra i due mondi e se ne scappò incolume. Into the schifo. Quando la divinità riuscì a raggiungere il masso, lui diede il suo addio alla compagna. Questa è la maledizione conosciuta come Kotodo. Maledizione chiama maledizione, e Izanami disse al dio: se mi tratterai così, ucciderò 1000 umani nel tuo mondo ogni giorno. Izanagi purtroppo accettò che il legame tra loro due era separato, era stato reciso, e rispose: e allora io darò vita a 1500 umani ogni giorno. 1000 muoiono e 10.000 nascono. Migliaia muoiono e decine di migliaia nascono.
Grovail, grazie per il subscribe per il 33esimo mese di fila. Bentornato nel membro scudo della morte. Questa è la maledizione di questa nazione. Molti di voi probabilmente già conoscono questa famosa storia. Ora, l'etimologia. Il nome Izanagi e Izanami vengono dalla parola Izanau, che significa invitare. Mi piacerebbe un sacco se voi accettaste... If you have accepted the story today as... Mi piacerebbe un sacco che voi accettaste questa storia oggi come un invito ad apprendere della conoscenza. Il che mi ricorda... Nei tempi antichi la gente prendeva questa storia sul serio. Cose come... un fulmine... as lightning only one fire at night. Ah, cose come accendere solo un fuoco di notte e buttare... throwing combs. Alexa, cosa vuol dire comb in inglese? In inglese si dice comb. Alexa, cosa vuol dire comb in italiano? Pettine, grazie ragazzi. In italiano si dice comb. Non serve un cazzo. Pettine, grazie ragazzi. Oppure buttare via i pettini fosse un tabù. In ogni caso, a Hana no Iwaya, la tomba dove Izanami è detto che sia scesa nell'aldilà, questo giorno la gente lo decora con fiori quando tengono un festival, un Matsuri, lì vicino. Potrebbe essere puramente cerimoniale, ma tutti quanti vogliono che sia bellissimo. È così che mostrano la loro considerazione e i loro rispetti alla divinità che... To the goddess who may feel that way... Ah, è già finito il tempo. Ah, forse mi sono un po' dilungato. Sei sopravvissuto a questa a questo lungo viaggio. Hans, mia madre, fanculo tua madre, fanculo te, Hans. Più tardi quella notte di fronte all'hotel. Partecipa alla campagna giovedì, lo scoprirai. Va bene, eccoci qui. Il Seaside Clamshell Inn. Dormiremo qui stanotte. Ma questa qui è un hotel normale? Un po' di agitazione sembra che si diffonda tra i compagni di classe. Beh, che cosa pensi? Sono stata io a trovare il posto. Ha aperto non molto tempo fa. Ha questo look moderno. Il prezzo era ottimo. Personalmente, penso sia un'ottima scelta. Noi stiamo qua? Cioè, il cartello dice che è un hotel, ma... Ha aperto di recente? Cosa? Questo qui sembra un love... Ehi tu! Non stare lì! Forza, dentro! Questo hotel in cui noi stiamo andando a dormire è uno dei dungeon di Persona 3. Non c'è qualcosa di strano in questo posto? Davvero? Non abbiamo questi hotel moderni a Inaba, quindi non saprei dire. Quest'area si chiama Shirakawa Boulevard ed è... Va tutto bene, Rise, non penso di volerlo sapere. Più veloci di quanto aspettassi? Questo è un bel hotel. Se mi incontrassero qui, mi chiedo quale sarebbe che sguardo assumerebbe Yosuke? Che faccia farebbe? Chi è? Guardate lassù! Non può essere! Ah! Shubidubi! Teddy, ma che ci fai qui? Quest'orso solitario dentro di me? The Lonely Benny Save Me Once. Non ce la facevo più. Se soltanto potessi percepire le persone nel mondo reale. Come hai fatto ad arrivare qui? Hai qualche abilità speciale? Ho preso il treno. I swore off topsicles. Ah, tipo... Dateci dentro, gamba a te. Ho scroccato i ghiaccioli e ho risparmiato i soldi del mio lavoro da Juness.
Sapevo che voi dove sareste andati grazie alla guida turistica di Yosuke. Voi avete un sacco di tempo libero domani, giusto? Non ha senso nasconderlo, già lo so. Come diavolo hai fatto ad arrivare... come hai fatto ad arrivare qui vestito così? Cioè, perché portare la tuta da orso? Sono stato quasi buttato nella spazzatura un paio di volte, ma continuavo ad attenermi alla promessa che mi ha fatto Chie tanto tempo fa di avere un appuntamento con me. È questo che mi ha dato la forza di andare avanti. Ben fatto, Teddy. Te l'ho davvero promesso? Ah già, ricordo di averti detto che sarei uscito con te qualche volta. Te ne sei ricordata, Chie. Va bene se vengono anche Yuki e Rise. Beh, andiamo tutti allora. Va bene a tutti. D'accordo. Sono già stata qui, quindi vi farò fare un giro domani. Immagino che possiamo andare a fare shopping prima. E conosco un bel posto dove poter andare dopo. Shopping! Mi sembra un'ottima idea. Gli altri studenti non conoscono Port Island tanto bene, quindi andranno dovunque li porterà la scuola. Beh, immagino che un giro per lo shopping sia molto meglio di un giro in un'azienda. Va bene, ci stiamo anche noi. Lasciate fare a me. Ora, prima che inizi il divertimento, dobbiamo occuparci di questo tizio. Non puoi dormire fuori questa notte. Quella roba dovrebbe tenerti abbastanza comodo e al caldo. Ma questa è crudeltà verso gli animali. Non sai quanto... non sai quanti guai ho dovuto affrontare per arrivare qui. Ho preso il treno normale per arrivare qui, hai capito? Il treno normale. Voi non dovreste essere già nelle vostre stanze, giusto? Cavolo! Che problema c'è? Che cos'è questo enorme orso di peluche? Un souvenir. È troppo grande. È così grande. Forza. Venite dentro con quel coso. In ogni caso, le stanze sono incredibili. Ogni stanza ha un letto ad acqua. Ma non premete il tasto sbagliato quando accendete le luci o il vostro letto comincerà a girare. In ogni caso, non vedo l'ora che ci sia domani. She's a thot! Grazie Ghost Trick, grazie per il sub per il 22esimo mese di fila. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Soccola! Sì, ma sono esausto. Per tante ragioni. In ogni caso, devi fare qualcosa con Teddy. Teddy sta facendo del suo meglio per sembrare un animale di peluche. Venire così lontano potrebbe essere il modo di Teddy per mostrarti quanto gli piacete tutti un sacco. Senti la profonda fiducia di Teddy. Teddy ora può sopportare un tot di cose. Devo fare pipì. If she breathes, she's a thot. Già, Mallum Bennison. Quella scena della doccia. Secondo giorno della gita scolastica. Nel pomeriggio ci stai facendo un giro per la Tatsumi Port Island. Quella sera... Polonia Mall, Club Escapade! Che è un'altra delle location dove puoi andare, dove in Persona 3 Portable incontriamo Vincenzino! Vincent di Catherine. Vincent di Catherine in Persona 3 Portable si può trovare al Club Escapade che beve. Oh, quindi questo è un club. Non vedo l'ora! Non c'è niente di simile a casa nostra.
nel nostro paese. È permesso ai liceali come voi di essere qui? Cosa? Coso, guarda, senti chi parla. Tu sei arrivato prima di noi. Giusto, immagino che i primini siano venuti con... immagino che se i ragazzi del primo anno sono venuti in gita con noi, ci saresti stato anche tu. La clientela qui sembra un po' above board. Un po' ubriachella, credo. Quindi non immagino ci saranno particolari problemi. Eh? Te ne stai andando? Perché non ti unisci a noi? Voi mi state chiedendo di rimanere. Non abbiamo avuto occasione di chiacchierare l'ultima volta. Io... È solo che ho un po' di cose da fare. Avevo solo un po' di cose da fare quel giorno. Beh, sei libero adesso, no? Non vedevo l'ora di parlare con te. Sono abbastanza curiosa di sapere come uno della mia età faccia lavori come detective. Beh, molto bene, se insistete. Che c'è? Mi sembri un po' arrossito. Non è vero. Aspettate qui. Vado a prendere un privé per noi. Ok. Cosa? Il privé? Cioè, prenotare il privé? Sì, non ti preoccupare. Penso di poter fare un paio di magie. Tirare qualche filo, chiedere un favore. Che c'è, bello? Mal di stomaco? No, non è quello. Rise ha prenotato tutto il secondo piano. E tutti voi avete fatto un bel brindisi. Sei sicura che vada tutto bene? Non è costoso? Non preoccupatevi. 2 anni fa, quando ho fatto un'esibizione segreta qui, è mancata la corrente nel mezzo dello show. E lo spettacolo fu cancellato. Mi devono ancora un favore da allora. Quindi mi hanno detto che offre tutto alla casa. Beh, in quel caso ne ordino ancora. Woo! Nemmeno io mi tratterrò. Coso, mi sembri ancora più strano oggi. Oh, sei così freddo, Kanji. Kanji. Io ti odio. Ho la congettura che qualcosa... Che ci sia qualcosa sotto. Che bella battuta. Cavolo, sei già su di giri. Congettura. Anche lei è un po' fuori. Ehi, aspettate un attimo, ma... Questo è alcol. Gli ho detto di darci degli analcolici. Non dovrebbero esserlo. Gliel'ho detto. Davvero? Davvero, davvero. Ah, cavolo. Stavo chiedendo perché facesse così caldo. Ma questa roba è davvero alcolica. Cioè, l'odore... Il gioco del re! In momenti come questi, gli adulti fanno il gioco del re. È la legge. Qual è il loro problema? Mi fanno sembrare un idiota. Mi chiamano Lisette e cose simili. E poi dicono che sono una bambina. È così ovvio. Questi party... those rap parties... Ah, sono sicura che quei... Che le feste di fine riprese sono molto più divertenti non appena me ne vado. Stupidi! Io farò il gioco del re adesso e nessuno mi può fermare. Ed ecco un altro lato di Rise mostrato al pubblico. Mi chiedo se sa di che cosa sta parlando. Kanji! Prepara i bastoncini. Perché io? È la parola del re e legge. Bastoncini! Ma è già cominciato.
Come funziona il gioco del re? Ok. Un bastoncino ti rende il re se lo peschi e gli altri hanno dei numeri. Il re sceglie un numero e dice che cosa deve fare quella persona. Ma chi ha il numero è un segreto finché il re non dà l'ordine. Senpai, sei così adulta, diglielo! Yukiko, dove hai imparato questa roba? Calb, grazie per il sub per il 20° mese. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Forse pescate tutti. Peschiamo quello più lontano. Dice numero 1. Ok, allora chi è R? Teddy è rosso, rosso, quindi Teddy è il re? Siamo già destinati, siamo già condannati sin dall'inizio. Io, lo re, comando che i baci... ti comando di baciare il re senza alcun indugio. Baci! Baci? Ti prego, Dio, garantiscimi una donna. Numero uno! Numero uno? E intendo numero due! Non si torna indietro. Bacio, bacio. La castità di un orso, il vero amore, richiede un sacrificio solo per te, sensei. No, oh, ehi, non io! Soltanto il primo round e già due contendenti se ne sono andati. È quel tipo di gioco. Ora round 2. Quale peschi? Sempre quello più lontano. Figa, sempre destra. Siamo il re. Chi è il re? Ma naturalmente, madamigella. Sono io il re. Naturalmente lo re sono io, faccio io le leggi in codesto regno. Datemela tutti. Venite qua che... vi copro. Qualcuno di decente. Nessun ordine pazzo questa volta. Non è così che funziona. Se l'ultimo re ha richiesto un bacio, allora il prossimo ordine deve essere ancora più estremo. Sì, e non essere una guastafeste. Ehi, la persona che viene scelta dovrebbe poggiare la sua testa sulle gambe del re. Sì, ma io ho la cerniera abbassata e il pipino di fuori, se non è un problema. Nah, fateli sedere sulle gambe. Oppure potrebbero abbracciarlo. Ancora meglio. Un giro sulla schiena. Forza, re, chi lo deve fare? Tutti quanti ti guardano. Quali sono i tuoi ordini? Numero 2. Allora, numero 2. Allora, non mi ricordo i risultati. Slap my ass. La 3! Scelga la 3! Numero 2 è Risse, mi pare. Pensavo che 2 fosse Cie. No, la 3, se non sbaglio, è Yosuke. Se non ricordo male, la 3 è Yosuke. O la 4 è Yosuke. Sì, controlla, Nick. La 2 è Cie, mi ricordavo giusto. No, ragazzi, qua ci serve... se non ricordo male, qua escono delle note. Ci servono per maxare i social link. Yosuke l'abbiamo già maxato e anche Cie. Ma Naoto non gioca? Non credo. La 1 è Risse, la 4 è Yosuke, Cie, Risse, Yukiko, Yosuke. Ah, Cie, Risse, Yukiko, Yosuke. Allora facciamo Sits on my rap e facciamo Risse. Dove cacchio è Gabo quando serve? In quarantena a Torino. Capito, controllo io. La 1, la 2 o la 3?
Faccia come l'anime. Nell'anime facevano tutto. Nell'anime facevano tutto. Allora 0909. Sono 4. Allora, nove nove. Più Priestess, più Chariot. Get a hug, ci serve Priestess. Hugs me. Ah, sono io numero 3. Ma qui abbiamo tutta la fame del mondo, esatto. Yukiko! Come altro abbracceresti qualcuno di seduto? Sì, ma lei mi sta palesemente avviluppando l'orecchio con la lingua. Yukiko ti sta stringendo un sacco. She's thirsty! She's thirsty! Ah, tocca a me! Sono il re! Anzi, la regina! Ma non hai nemmeno pescato la bacchetta! Va bene, allora. Facciamo che qualcuno dice qualcosa di molto imbarazzante che non hanno mai detto a nessuno. Naoto, scelgo te. Sta rompendo tutte quante le regole. Ignorala, Naoto. No. No, non sarà necessario. Però ho una condizione. Se lo faccio, allora voi mi dovete rivelare qualcosa. Ok. Niente esperienze particolarmente imbarazzanti mi vengono in mente. Parlare della mia vita andrebbe bene. È una situazione rara questa che mi permette di parlare di cose simili. Cavolo. Mazza come si abbatte il mood. La famiglia Shirogane è stata una famiglia di detective per generazioni. Prestiamo il nostro potere alla polizia di tanto in tanto. Per generazioni? Wow, è come quel tizio di quel film che ho visto. Com'era quel nome? Kuzu Noah? Nei tempi che furono, quando non c'erano investigatori delle scene del crimine, consultare i detective era considerato assai più di valore. Per cui il mio nonno ha ancora grandi connessioni con la polizia e bada a me, nonostante la mia giovinezza e la mia inesperienza. Ma gli investigatori oggigiorno sono ben supportati, are well versed. Ah, devono essere competenti in scienze e medicina, quindi devo continuare i miei studi. Sembra dura. Tutto qua? Nessuna battuta? Temo che lo stai chiedendo alla persona sbagliata. È così imbarazzante. No, tu non è imbarazzante. Voglio andare a casa. Ho sonno. Beh, tocca a voi. Una risposta diretta, per favore. Qual è il vostro vero coinvolgimento nei casi di omicidio? Sai, sei molto bravo a distruggere il morale. Tanto che è quasi divertente. Beh, noi salviamo la gente che è stata rapita saltando nella TV. E poi facciamo tipo persona con i nostri persone, spacchiamo il culo agli Shadow. Idiota! Mi prendete in giro? È vero. Persona! Per favore, mettete queste due sbronze a letto. Vedo che non avete la minima intenzione di dirmi la verità. Ma sono curioso. Come siete diventati così inebriati? Questo non è alcol. Bella battuta, Naoto. No, me ne sono assicurato appena sono entrata. Tratto. Non viene servito alcol sin da un
A rush of drunk driving last year. Dopo un brutto incidente dell'anno scorso. Eh? Quindi siamo semplicemente stati ubriacati dall'atmosfera. Ma chi se ne frega? Mi sento un sacco bene. Buonanotte. Ehi, senpai, come cazzo facciamo a tornare con loro due ubriache e svenute? Ah, mi sta facendo venire il mal di testa. È così che ci si sente in un dopo sbronza. Teddy sta ancora una favola. Continuiamo a bere fino al mattino. Fatevi sotto. Come ho detto, non avete bevuto alcol. Ma siete soltanto degli imbecilli. Sì, Naoto ha ragione, siamo solo un gruppo di imbecilli. Terzo giorno. È buonissimo. Questo posto serve il miglior ramen in città. Quando facevamo le riprese un sacco di volte sono venuta qui invece che mangiare il pranzo offerto dalla produzione. Non hai fame? Che cosa è successo ieri sera? Non mi ricordo molto. Oh, penso che noi due ci siamo addormentati abbastanza in fretta. Però mi hanno detto che è stata una seratona. Capisco. Non mi ricordo niente. Questo sapore non cambia mai. Non posso venire troppo spesso qui perché ha tanti carboidrati. Quindi poter mangiare qui è, quanto mi pare, è un po' un sogno. È delizioso. E ha un sapore interessante che ti rende ancora più affamato. Visto? Visto? Un'altra ciotola, per favore. E mantieni gli spaghetti al dente. Io prendo la ciotola Gakure. La ciotola Gakure fa parte del menu normale? Ah, avrei dovuto chiedere. Oh, beh. Questo piatto va benissimo. Ehi, ma va bene se te ne stai così all'aperto? Sì, certo, no, nessun problema. Vedi quelle... Sarebbero quelle tavolette. C'è lì, c'è anche il mio autografo. Ma il cuoco non mi rompe le palle. Semplicemente funziona così. In più non ho quasi nessun trucco. Ma hai ragione, ci sono un sacco di autografi in bella mostra. Sai cosa penso? Il motivo per cui non ti notano è perché c'è questo enorme orso che cattura tutta l'attenzione. I guess if you wore that over here... Immagino che se lo sto portando qui dovrà tornare a casa sempre con quello indosso. Non è tutto appannato per vedere ramen. Nightmare Purple, grazie per il sub. Benvenuto tra i membri dello squadrone della morte. Dov'è la mia ciotola? Ottimo lavoro, Millennium. Non l'hai mangiata tu, vero? Non l'hai finita, quindi... Contavo di finirla. Ehi, non ne hai ordinata un'altra giusto poco fa? Quanti ne hai mangiati? Non so contare. Bugiardo. Dammi il conto. Vediamo. 1, 2, 10? Con quella di Yuki fanno 11. Io non volevo finirla la mia. Andiamo. Perdonate se vi interrompo, ma dobbiamo andare. Oh, di già. Pensavo che il viaggio sarebbe stato una noia, ma ora che è finito mi sono abbastanza divertita. Ehi, compriamo un souvenir alla stazione. Scommetto che Nanako che a Nanako piacerebbe. Allora, una lampada, una maglietta o del mochi? Allora, il mochi è un dolce tipico giapponese.
Copriamo dei dolcini, via. Va bene, andiamo. Forza, Teddy, andiamo. Oh, Teddy. Non farmi accarezzare contropelo, razza di... Cosa? Non si muove? Cos'è? Si è ibernato? Ehi, non ditemi... Non è perché è rimasto nel nostro mondo troppo a lungo, vero? Ma stai scherzando? Teddy! Beh... Ho lo stomaco appesantito. Lasciamolo qua. Ho mangiato troppo. Non posso muovermi. Qualcuno mi porti. Non posso permettermi di essere in ritardo per il rendezvous. Vi prego di scusarmi. Yukiko odia Teddy, tutti odiano Teddy. Yukiko, aspettami! Ehi, davvero non posso muovermi. E non ho i soldi per tornare. Addio, Teddy. Ti lasciamo qua, insieme ai nostri ricordi di gioventù.